B2X è un e-commerce provider nato 15 anni fa, quindi nel 2008 come progettazione e poi nel 2010 come azienda, e si focalizza sullo sviluppo e realizzazioni di canali e-commerce sia own, quindi proprietari, che marketplace per grandi brand, principalmente aziende di prodotto, aziende di servizio, quindi incluse anche la parte, so, bancaria piuttosto che servizi assicurativi. Bitrix è una realtà che oggi conta circa 80 dipendenti, con un giro d'affari di poco superiore ai 32 milioni di euro, e l'anno scorso, giusto per chiudere la parte dei numeri, ha avuto quasi 1 milione di transazioni gestite online, principalmente in Italia, Spagna, Portogallo e Sud Europa. È una realtà che è principalmente attiva nel mondo dei beni di consumo, quindi con clienti molto differenziati, che vanno dal largo consumo, come può essere il baby food, il baby care, il pet food, ma anche realtà molto più complesse come beni di lusso, servizi ad ampio spettro e prodotti particolari, come possono essere sigarette elettroniche o il farmaceutico, con problematiche e necessità specifiche sul mondo del digitale. Come azienda sì, siamo focalizzati su un target molto preciso, quello di creare canali di e-commerce che siano il più possibile efficaci, quindi che siano sostenibili da un punto di vista economico. Uno dei grandi temi che in questo momento è sul tavolo, soprattutto dopo la pandemia, è quello di sviluppare canali di e-commerce che per i brand o per le aziende abbiano un ritorno corretto da un punto di vista economico rispetto agli investimenti. Come linee di servizio ne abbiamo principalmente quattro. La prima è lo sviluppo, quindi tutta la parte tecnologica. Grazie alle competenze maturate in 15 anni abbiamo sviluppato delle soluzioni verticali per la parte e-commerce, orientate sia alla parte di vendita che alla parte di fidelizzazione, quindi tutti i meccanismi di costruzione dei modelli fidelizzanti di CRM, soprattutto per specifiche categorie di aziende. Il secondo ambito è quello del digital retail, quindi gli specialisti incaricati di ottimizzare la parte di marketing e vendita dei canali, siano essi appunto canali proprietari o canali marketplace, come ad esempio Amazon. E in questo secondo mondo rientra tutta la parte di data intelligence, quindi sistemi soprattutto di analisi predittive e business intelligence specifici per l'e-commerce. In questo senso, come azienda, abbiamo creato negli ultimi 7 anni 3 generazioni di sistemi di analisi dettagliata di tutti quelli che sono gli insight per ottimizzare i canali di e-commerce, sia da un punto di vista della navigazione, ma soprattutto da un punto di vista economico, ottimizzando le marginalità. Il terzo filone è quello della marketing e comunicazione, sempre relativa al digital e specificamente al mondo e-commerce, e all'interno ci sono la parte di contenuti, la parte di sviluppo creativo, soprattutto per le comunicazioni one-to-one, e di nuovo rispetto alla parte di canali di fidelizzazione, molto importante soprattutto per riuscire a ottimizzare il flusso di contatto con gli utenti e le modalità in cui gli utenti interagiscono con i diversi brand in base a come i brand hanno bisogno o vogliono parlare con i propri customer. Il quarto mondo è quello delle operation. Come provider di e-commerce, negli anni abbiamo intercettato la necessità da parte dei brand di esternalizzare alcune o tutte le componenti di operation riguardante l'e-commerce, quindi dal customer service alla logistica, alla parte fiscale, al tax and legal, la parte privacy e in generale le operation necessarie a fare in modo che i canali di e-commerce operino in modo corretto. A queste quattro linee di servizio poi si abbinano altrettante linee di consulenza che sono più specifiche per quelle aziende che probabilmente hanno già dei canali e-commerce e hanno bisogno, vogliono evolverli, quindi canali di e-commerce optimization, in cui i nostri specialisti entrano
nei canali già attivi e studiano come ottimizzarli, come renderli profittevoli, dove andare a migliorare ad esempio la parte costi. E in questo senso ci concentriamo sostanzialmente su due macro ambiti. Il primo, quello delle digital startup, per brand che debbano ancora entrare nel canale e-commerce o siano entrati in modo ancora non rilevante, sia su canali proprietari che marketplace, e dall'altra parte invece per quanto tutto ciò che riguarda la consulenza relativa alla vendita cosiddetta proattiva, quindi l'ottimizzazione della parte di checkout e di tutti i sistemi sostanzialmente di fidelizzazione. Come competenze quindi ci concentriamo molto sulla parte di sviluppo, con competenze anche di integrazioni con grandi player. Lavoriamo ovviamente integrando i sistemi SAP, Oracle e così via, ma anche con piattaforme front-end per la parte e-commerce per tutti quei brand e quelle aziende che lo richiedano. Questa flessibilità ci consente di andare a costruire delle soluzioni completamente su misura in base al cliente e soprattutto andare a ottimizzare gli investimenti iniziali a favore di un time to market il più possibile corto e soprattutto un tempo di rientro degli investimenti il più possibile ottimizzato. Quindi in estrema sintesi lavoriamo su dei business model molto spesso a revenue share, quindi in condivisione parzialmente di rischio con i clienti. Ci concentriamo molto sia sui canali proprietari che sui canali marketplace, gestiamo sia la parte prodotto, quindi vendita di prodotti, che la parte di servizi, e siamo molto molto focalizzati sulla parte di ottimizzazione del mondo del loyal. Ultimo punto, lavorando sulla parte operation, ci andiamo a concentrare su tutte le attività a valore aggiunto più ridotto per le aziende, che però abbiano un impatto molto importante per quanto riguarda i consumatori finali, e quindi la logistica, il customer e tutte le attività di operation che normalmente non si vanno a vedere.